18:35, buonasera, bentornati all'appuntamento con l'informazione di TV 2000. In apertura le parole di Papa Francesco all'incontro della Fondazione Giorgio La Pira. In politica non bisogna cedere alle tentazioni, ha affermato il Papa, ricordando il sindaco santo di Firenze. La politica complessa chiede alti statisti cristiani. Ce ne parla Francesco Durante. Oggi come ieri la politica non può fare a meno di testimoni entusiasti del Vangelo, sempre ispirati da un'ottica cristiana, come Giorgio La Pira, sindaco di Firenze per due mandati, dichiarato venerabile nel luglio scorso. In un momento in cui la complessità della vita politica italiana e internazionale necessita dei fedeli laici e di statisti di alto spessore umano e cristiano per il servizio al bene comune, è importante riscoprire Giorgio La Pira, figura esemplare per la Chiesa e per il mondo contemporaneo. Papa Francesco incontra i membri della fondazione intitolata alla Pira, indicandolo come esempio prezioso, specialmente per quanti operano nel settore pubblico, chiamati a vigilare su quelle situazioni negative definite da Giovanni Paolo II strutture di peccato. Quando ad esempio si ricerca l'esclusivo profitto personale o di un gruppo piuttosto che l'interesse di tutti. Quando il clientelismo prevarica sulla giustizia, quando l'eccessivo attaccamento al potere sbarra di fatto il ricambio generazionale e l'accesso alle nuove leve. Francesco cita infine un motto di La Pira: la politica è un impegno di umanità e di santità, e quindi commenta: una via esigente di servizio e di responsabilità per i fedeli laici chiamati a animare cristianamente la realtà temporale, come insegna il Vaticano II. E ripercorriamo allora assieme a Pierluigi Vito le tappe dell'esistenza di Giorgio La Pira, docente, politico, uomo retto ed onesto e venerabile dal 2017 per la Chiesa Cattolica. Veniva dall'estremo angolo della Sicilia, Giorgio La Pira, da Pozzallo, lì dove oggi attraccano le ondate di disperati in cerca di una vita più degna. Quella vita che avrebbe voluto per ogni abitante della sua Firenze, la città che era diventata la sua casa negli anni 20, da studente universitario in giurisprudenza. La carriera accademica e la conversione religiosa segnano i suoi anni di gioventù. Prima terziario domenicano e poi anche francescano, era la parola di Dio a guidare i suoi passi. A cominciare dall'impegno politico, cui arriva attraverso l'avversione al fascismo e al nazismo, ideologie giudicate anticristiane e per questo disumane. Ricercato dal regime durante l'occupazione tedesca, rifugiatosi in Vaticano, tornerà a Firenze nel 1944. Sarà deputato alla Costituente con la Democrazia Cristiana, sottosegretario al Ministero del Lavoro, ma soprattutto, per tre volte, sindaco della città Gigliata. Il primo mandato del 1951, cui seguiranno quelli del 1956 e del 1961, volto a garantire casa e lavoro per tutti. Basti ricordare la costruzione del quartiere dell'Isolotto, modello di socialità anche per gli architetti contemporanei, come pure la crisi delle fabbriche fiorentine Pignone, che vide il comune schierarsi al fianco degli operai nelle loro lotte, risolte dalla Pira, convincendo l'ENI di Enrico Mattei a farsi carico dell'opera di rinascita aziendale. Il tempo libero per La Pira era fatto di preghiera e studio, tra gli incontri formativi con i giovani dell'Azione Cattolica della periferia fiorentina e la carità verso i poveri, generata da una sincera e volontaria purezza di vita. I colloqui per la pace tra cristiani, ebrei e musulmani, l'opera di mediazione con Ho Chi Minh per cercare di porre fine alla guerra tra Vietnam e Stati Uniti, la visita del 59 a Khrushchev, primo politico cattolico ufficialmente invitato in Unione Sovietica. Giustizia e pace erano gli orizzonti su cui La Pira camminava per costruire ponti tra nord e sud del mondo, tra est e ovest. La politica, il rialzo dei tassi di interesse rischia di vanificare gli effetti della manovra. L'allarme arriva oggi dalla Banca d'Italia. Il servizio di Augusto Cantelmi. Tutti d'accordo per il dialogo anche ad oltranza, come dice Di Maio, ma ognuno resta sulle proprie posizioni. A ricordare tuttavia che la situazione economica del paese è a rischio ci pensa Banca Italia, per la quale le tensioni sui mercati hanno ridotto di 145 miliardi il valore della ricchezza finanziaria delle famiglie, mentre lo spread potrebbe costare oltre 5 miliardi nel 2019. E allora che fare?
Oramai si attende la cena di domani sera a Bruxelles tra Conte e Juncker come l'ultimo atto prima del giudizio finale. Il menù risulta particolarmente ricco e, come spesso accade, alla fine potrebbe risultare indigesto, soprattutto al premier Conte, che si presenta al tavolo imbandito dal presidente della Commissione con un carico di aspettative forse anche eccessivo. Quindi incontrerò Juncker e mi confronterò con lui e con gli altri commissari, spiegheremo le nostre ragioni e ci confronteremo molto serenamente. La Commissione dice sì al dialogo, lo ha ribadito anche oggi Moscovici, ma non è disposta a mercanteggiare. Comunque il premier Conte non si presenta all'appuntamento a mani vuote, chiede di dilatare i tempi di attuazione dell'oramai certa procedura di infrazione, ma con la promessa di intervenire a tarda primavera 2019 con una manovra correttiva se non viene raggiunta la tanto sperata crescita. Inoltre l'attuazione delle due misure simbolo del governo giallo-verde potrebbero, nonostante le smentite, slittare la loro entrata in vigore, anche se l'ultima parola resta sempre a Salvini e Di Maio. Le ossa trovate nell'Annunziatura Apostolica a Roma hanno più di 50 anni ed appartengono ad un uomo. Non vi è quindi alcun nesso con i casi Orlandi e Gregori, le due giovani scomparse nella capitale nel 1983. Luigi Ferraiuolo. Il giallo dell'Annunziatura Vaticana di Via Po 27 a Roma si sgonfia e diventa un flop, anzi una bufala. Le ossa trovate in una dépendance dell'Annunziatura Apostolica hanno una datazione antecedente al 1964-65, mentre le due quindicenni, Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, sparirono a Roma nel 1983. E quanto hanno rilevato le prime analisi al carbonio 14 compiute a Caserta nel Centro Universitario di Analisi Circe, nell'ambito di un'inchiesta aperta dalla Procura Capitolina subito dopo il ritrovamento. Il periodo 64-65 è certo per via del bomb effect, il livello di radiazioni da bombe nucleari nell'atmosfera che raggiunse l'apice nel 1965. Dagli esami della polizia scientifica è stato chiarito anche che si tratta di ossa maschili, perciò gli scheletri ritrovati sotto il pavimento della casa del custode di Villa Giorgina, dalla fine degli anni 60, sede dell'Annunziatura Apostolica presso l'Italia, non sono di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Gli esami non sono stati ancora completati, ma gli inquirenti sono convinti che non ci siano collegamenti. L'allarme è stato diffuso da fonti di agenzia che avevano ipotizzato un possibile collegamento con i casi Orlandi e Gregori. Il legame era apparso fin da subito molto labile. Erano state le stesse autorità vaticane come prassi a richiedere l'intervento della polizia e della magistratura. Invece è molto probabile che le ossa appartengano a persone morte alla fine dell'Ottocento o ai primi del Novecento, sepolte in quell'area. Infatti Villa Giorgina, un edificio appartenente a un industriale di origine ebraica, donato poi alla Santa Sede, si trova in una zona destinata a sepolture ben oltre il ditto di Cluny sulla nascita dei cimiteri. Sale operatorie e corsie semideserte negli ospedali pubblici per lo sciopero oggi di 120.000 medici e veterinari. Alla base della protesta la richiesta di maggiori fondi per la sanità pubblica e di rinnovo del contratto. Beatrice Bossi. Abbiamo la seria convinzione di poter accogliere le istanze che i sindacati hanno portato oggi con questo sciopero, ma che già ci avevano rappresentato in passato. Nel pomeriggio, al termine della riunione con medici e veterinari, il ministro della Salute tende una mano alle istanze dei camici bianchi. Chiedono un aumento delle risorse, prima di tutto, per mettere fine alla crisi di organico e alla inadeguatezza delle strutture. Per questo oggi e fino a mezzanotte i medici di tutta Italia hanno deciso di scioperare. 40.000 gli interventi chirurgici rimandati, garantiti solo quelli d'urgenza. I camici bianchi hanno incrociato le braccia, fermato le sale operatorie e sospeso le visite per 24 ore. Fermarsi un giorno per evitare di fermarsi per sempre, hanno ripetuto dalle piazze di tutte le città d'Italia. Chiediamo un rispetto degli orari di lavoro, chiediamo degli organici che siano adeguati al servizio che dobbiamo fare. Le persone vanno in pensione, i servizi si chiudono e la sanità sta diventando una sanità solo privata. La situazione è drammatica e i medici, nonostante tutto, continuano ad erogare cure sovraccaricati di lavoro e soprattutto con sempre meno diritti. La percentuale di adesione, dicono i sindacati, ha superato quota 90. È uno sciopero per i medici, dicono, ma anche per salvaguardare il diritto di curarsi, che riguarda tutti i cittadini. Se ti viene detto che hai
diciamo, devi fare un intervento, una mammografia, invece di poter aspettare 20 giorni, aspetti 6 mesi, evidentemente è un diritto che rischia di rimanere sulla carta. Il vero problema in questo momento del nostro paese è che i diritti sono in molti casi inesigibili, e quando un diritto diventa inesigibile tu hai la percezione di averlo sulla carta, e se è solo sulla carta i cittadini perdono fiducia nel Servizio Sanitario Nazionale. La cronaca riporta in primo piano le morti bianche a Roncadelle in provincia di Brescia. Travolto e ucciso un operaio 35enne al lavoro sulla linea ferroviaria. L'uomo è stato investito da un treno in transito. La tragedia è avvenuta alle 5 del mattino nella capitale. Invece in via Diego Angeli, in zona Tiburtina, un operaio kosovaro di 52 anni che stava manovrando una gru in un cantiere è rimasto incastrato con la testa tra il cestello e il pavimento di un balcone del palazzo in ristrutturazione. Inutili i soccorsi. Il sequestro di Silvia Romano per il rapimento della giovane volontaria italiana, altri 3 arresti in Kenya. Ce ne parla Caterina Dall'Olio. Non è ancora stata ritrovata Silvia Romano, la cooperante di Milano rapita in Kenya, in un piccolo villaggio a 80 chilometri da Malini. Il cerchio delle indagini però si stringe. La polizia keniana ha arrestato altre 3 persone, lo ha reso noto lo stesso Joseph Guané, l'ispettore generale che ha fatto trapelare sulle emittenti locali un certo ottimismo. Sembra infatti che ci siano buone possibilità di trovare la giovane in tempi relativamente brevi. Gli inquirenti non hanno ancora stabilito in via definitiva se il sequestro sia attribuibile ai miliziani di Al-Shabaab, il gruppo di miliziani islamici che ha seminato sangue e terrore in Somalia e in Kenya, appunto. L'altra ipotesi più accreditate che si tratti di criminalità comune, quindi i rapitori sarebbero in cerca di denaro, pronti a cederla al miglior offerente. Il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi ha confermato che la Farnesina sta seguendo da molto vicino la vicenda, consapevole che il fattore tempo sia cruciale. Sul luogo sono impiegate unità di ricerca a terra supportate da droni con telecamere per monitorare anche le aree più nascoste del territorio. In Italia intanto si continua a sperare. Luogo dove si trova la onlus per la quale Silvia Romano si era recata in Africa, nella parrocchia di San Cesario viene recitata una preghiera per la ragazza ogni sera, e a Milano gli amici di Silvia non cedono alla tristezza. Ma vorrei dirle semplicemente di farsi forza, così come ha sempre fatto in ogni occasione, di tornare presto a saltare qui da noi sui nostri tappeti. E proprio della vicenda di Silvia questa sera se ne occuperà il nostro programma dedicato agli esteri, guerra e pace, dalle 20:45, subito dopo il TG con Antonio Soviero. Ancora cronaca, nel Mantovano un padre brucia la casa e fugge, il figlio 11enne muore soffocato. È l'ennesima storia di dissidi domestici conclusa con una vittima in più. A 2 giorni dalla giornata dedicata contro la violenza sulle donne, rileggiamo assieme numeri e dati con Barbara Masulli. Lui, Marco, 11 anni, non solo per troppo tempo ha visto il padre picchiare la madre, si chiama violenza assistita, in Italia avviene secondo l'Istat in 4 casi su 100, ma è diventato anche vittima diretta della follia del genitore. Siamo a Sabbioneta, nel Mantovano, e nonostante il divieto di avvicinamento alla famiglia disposto dal giudice, l'uomo, Gianfranco Zani, artigiano, ha aspettato che la moglie uscisse di casa col figlio maggiore, è entrato nella villetta e ha dato fuoco ad alcuni mobili. Marco è morto intossicato nell'incendio, mentre si è salvato il figlio più piccolo di 4 anni. I bambini sono stati considerati profondamente, ferocemente, proprietà della famiglia. I bambini sono persone, portatori di diritti. E invece il comportamento violento di Gianfranco Zani nei confronti della moglie non si è fermato neanche davanti ai figli. La sua ira lo ha trasformato in un assassino. Da gennaio a ottobre 2018 sono state oltre 70 le donne uccise dai propri compagni o ex. Il possesso e il controllo dei corpi delle donne, per molti uomini che hanno avuto evidentemente a livello di infanzia, di quello che hanno visto, questo controllo diventa un controllo ossessivo, una possessività dalla quale non possono, tant'è vero che pensano di uccidere per non essere abbandonati. Nel 2017 circa 49.000 donne, dice l'Istat, si sono rivolte ai centri antiviolenza per denunciare abusi. Abusi che, nell'80% dei casi, avvengono fra le mura domestiche. Ma secondo il Consiglio d'Europa, l'Italia fa troppo poco per le donne maltrattate. Mancano almeno 5.000 posti letto in case rifugio per chi scappa dalla pazzia di un uomo. Servono più protezione e più prevenzione e rispetto. E
parliamo ora di calcio d'oltreoceano. Andiamo in Argentina per la super classica di Buenos Aires, in campo per la Coppa Libertadores Boca e River. Marco Burini. Questa non è una partita, è un allenamento. Ma se questo è l'allenamento, cosa sarà mai la partita? Domani sera si gioca la finale di ritorno della Copa Libertadores, l'equivalente sudamericano della Champions League, e per la prima volta è un derby argentino, anzi è il superclassico tra Boca Juniors e River Plate, che hanno chiuso l'andata sul 2-2, un piccolo vantaggio per il River che domani gioca in casa. Boca e River, squadre argentine di Buenos Aires divise da un'accesa rivalità, come si dice sempre in questi casi, ma in questo caso è un eufemismo. Boca e River si incontrano, e soprattutto si scontrano, dentro e fuori il campo, da sempre, da quando nacquero più di un secolo fa nello stesso quartiere, la Boca degli immigrati italiani, per lo più genovesi, la squadra degli operai, il Boca, e la squadra dei borghesi, il River. Già, Buenos Aires, la capitale nel frattempo diventata un'immensa megalopoli, ma che nel suo cuore, nei barrios storici, racchiude questi santuari, la Bombonera e il Monumental, ai quali accorrono folle di pellegrini. Già, perché qui, solo qui, il calcio è l'ultima religione rimasta, se per religione intendiamo qualcosa per cui uno è disposto a morire e a uccidere, o quantomeno a discutere per ore e ore nei bar e nei posti di lavoro o sulle chat. Una partita infinita, interrotta per 90 minuti o poco più dall'esercizio atletico di 22 ragazzotti in pantaloncini e maglietta che rincorrono una palla. Alla fine ci sarà qualcuno che ride e qualcuno che piange, ma subito riprenderà la partita infinita, quella del tifo. Tifo spettacolare e violento. Gli episodi di cronaca nera non si contano, ma basta ricordare che 50 anni fa, il 23 giugno 1968, alla fine di un superclassico, 71 persone morirono schiacciate da un cancello. Per questo domani non ci saranno tifosi del Boca al Monumental, come non ce n'erano del River alla Bombonera 2 settimane fa. Cose dell'altro mondo, o no? Questa mattina a Roma TV 2000 ha premiato 37 comuni italiani, protagonisti del programma Borghi d'Italia. I comuni sono il cuore pulsante dell'Italia, ha detto il presidente della CEI in un videomessaggio. Un servizio di Daniele Bungaro. Benvenuti oggi con Borghi d'Italia. Vi portiamo le meraviglie dei comuni italiani tornano su TV 2000 con le eccellenze che in tutto il mondo ci invidiano. Turismo, cibo, agricoltura, arte e cultura mostrano la loro bellezza nel programma curato da Mario Placidini. Stamane a Roma, nella splendida cornice di Palazzo Firenze, TV 2000 ha premiato 37 sindaci, protagonisti della scorsa stagione di Borghi d'Italia. Tra questi Palermo, Rieti e Pistoia. Per l'occasione, il presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti, ha manifestato la sua vicinanza ai comuni italiani lanciando un appello in un videomessaggio. Il comune è ancora il tipo di governo che è più vicino alla gente. Tantissimi sindaci sono giovani e mettono tutto l'entusiasmo, le loro energie per ascoltare la vecchietta che si va a lamentare che c'è una buca davanti a casa. I nostri comuni sono belli, sono gloriosi. Viva i comuni d'Italia! Ed ora la musica. Cristina D'Avena, la voce delle sigle dei cartoni, duetta nel suo nuovo disco che esce oggi con i più noti artisti italiani. Con loro ripropone i suoi grandi successi. Silvio Vitelli. Vivono via da qui. Ascoltare Patti Pravo nella canzone dei Puffi è un'occasione che solo Cristina D'Avena poteva offrire. Dopo il successo dello scorso anno, che l'ha vista al primo posto nella classifica italiana, tornano i suoi duetti, nuove sigle di cartoni animati e nuovi cantanti nell'album Duets Forever. Abbiamo realizzato un nostro sogno, fare una sigla con Cristina D'Avena. Esperienza che se me l'avessero detta 20 anni fa, quando vedevo Pollyanna alla televisione, non ci avrei mai creduto. Porta sempre il sole con semplici parole e buona volontà. Essendo io anche un papà, questo mi riempie di gioia. Cristina D'Avena c'ha diverse colpe. Uno, di averci fatto sognare. Due, di averci cullato con la sua dolcezza. Sorgi felice con due bei fratelli. Come si può non duettare con Cristina D'Avena? Sailor Moon, corri per noi, scintillante Sailor Moon. Mi sono divertito tantissimo a cantare Robin Hood con te. Ciao Denver.
ho appena finito di cantare Vola mio unicorno. È un grandissimo onore e super piacere cantare Memole. Con tutti che sono buffa, birichina, molto buffa, piaccio così, proprio così. Oggi non siamo il volo, ma siamo i tre moschettieri di Cristina D'Avena, giusto? Allora, tra poco il nostro TG Post dedicato al cinema con Fabio Falzone. Vi raccontiamo Il vizio della speranza, la storia di Maria che nella comunità difficile di Castel Volturno non vuole rinunciare a dare alla luce il suo bambino. Il regista e la protagonista sono ospiti stasera di Effetto Notte, in onda alle 22:55. Il TG 2000 torna alle 20:30. Buona serata.